solamente visto che ne so di tutti, movimenti di tutti, forse che dice che si diffondono e che non prendono per le padrone. Sì, io vedo qui, forse non si dà, però non so. Divina, non sa più una persona che lei chiede di essere, così, sarà solo a lei decidere quando vuole cambiare questa bella parolina negativa in una parolina positiva. Quando lei riuscirà, come noi riusciremo, a ribaltare, a stravolgere quella verità che noi ci siamo, ah no, intanto mia mamma mi ha detto che sto così, va bene, sto così, no, noi siamo esseri di luce, siamo divini, siamo i migliori, siamo stupendi, siamo belli, siamo capaci di fare qualsiasi cosa, queste sono tutte le verità. Quando a volte viene lezione di teccia, mio mamma, e ora la signora mi dice, ma no, quanto sono ingranata. Ma quanto sono ingranata? Ma signora, mi sta facendo una... No signora, no, perché io dico del tuo nelle lezioni. Ma scusa, stai facendo il movimento giusto. Lei nella commozione si sentiva ingranata. Non si sentiva. Mi recentemente, scusate, la parola handicappata. Ma faceva le cose meglio di me con un iniziato. Nella sua posizione, che più che la testata, che il suo pensiero era così forte, infatti poi non è più venuta, perché la sua vita era forte, lei era così. Va bene. Non, ovviamente io ho detto, però lei era così molto convinta che era così e io non potevo fare niente. Voi potete dire, ah, tu sei migliore. Se no voi non capite. Non sentite dentro di voi, non potete cambiare, perché avete preso forma per il pensiero. Ok? Sì, scusate, vado avanti, Sì, quanto l'ambiente, la fattore ambientale, la classe sociale, il denaro possono influenzarci, ma non sono decisivi. Anche l'ambiente, il livello di soldi, di cose possono influenzare, ma come ho detto prima. Tutto dipende da noi, non è il fattore di soldi del cellulare più bello del mondo, fare l'uomo, fare la persona. Il condizionamento, quando ci dicono ignorante, malvagio, odioso, malaticcio, è un sentimento che si manifesta, l'ho già detto prima, che è la mente. Questo è bello, non lo faccio vedere perché si chiama. Poi vedete, tutte le volte che faccio vedere questa foto tutti ridono, però vediamo quando una persona si sente sempre negativo, fa a sé così. Voi notate tantissimo, quando le persone hanno tanta rabbia addosso, guardate i loro video com'è. Infatti io vedo molto delle persone. Io vi vedo più o meno che per tutti i dati solari, ma le persone che agiscono sempre negativamente con la vita hanno questa faccia, che poi svegliarmi, già uno che si sveglia, cosa faccia al mattino, che, scusate però non devo dire, che non va bene, dal mattino dobbiamo emanare la forza di essere vivi, luce, perché se noi pensiamo sempre in negativo, domani non lavoro, non va bene, perché domani sarà un lavoro schifoso, la volete male, perché avete decretato quel pensiero negativo sul lavoro,
Dai, andiamo avanti. Un'altra cosa, la vediamo un'altra volta. Un'altra cosa che ci farà, che ci fa del male, è l'ignoranza. L'ignoranza è la causa della sua lenta. Tutta illusione, un giorno tutto finirà. Se ci attacchiamo a quella comprensione, a questa causa, è sofferenza. L'ignoranza, come ho detto prima, io metto un muro. Molte volte le persone non ci vogliono ascoltare. Quante volte quando noi iniziamo un corso per ignoranza ci giudicano. Per esempio, a me quante volte mi hanno giudicato l'ultimo corso Reiki, non conoscono, mi giudicano. Ma come? L'hai fatto? No, però tu sei così. Ma prima di conoscere, poi mi puoi criticare. Ma se non conosci, come fai a criticare? Come vuoi? Io non so cosa. Ma che schifo di lavoro fai? Non è brutto lavoro. E tu l'hai fatto? No. E come faccio a sapere? Io per esempio non ho imparato di non mai giudicare gli altri nel loro lavoro. Ad esempio, se uno fa il motociclista, a me non piace, però non è vero dire ah, è un cattivo lavoro, fa male. Uno deve piacere, non mai se lo conosce prima la cosa. A me dico che eccezione non mi piace, però non posso criticare, non ho più di conoscere. Ovviamente, quando l'ho conosciuto la moto, infatti l'ho visto, non so per me, e potevo cambiare la mia auto. Che Dio ci dica! Miau! 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 Ecco, decreti è una affermazione verbale. Ecco, cosa sono i decreti? Nella metafisica impareremo, se volete seguirmi, quando mi seguirete, il decreto è importantissimo, perché è un'affermazione verbale, sostenuta con sentimento e pensiero, capace di creare un altro tipo e produrre l'effetto di ciò che si è detto, come ho detto oggi pomeriggio. Ogni cosa, se detto con cuore, con convinzione, tutto viene. Se lo dite, ma sì, facciamo, tanto viene, quello che viene. No, dove si deve, quello è un fatto. Si deve fare con una giusta convinzione. Questo è bello. Io sono un figlio di Dio libero e ho diritto di pensare, sentire, agire senza la provocazione di nessuno. Prima di leggere insieme, che volete tutti a leggere insieme, ma non stai rispondendo un attimo? Senza la provocazione di nessuno. Mi soffermo questa frase che è bellissima. Tengo molto a vedere, abbiamo detto prima. Nessuno ci può programmare la nostra vita, ma nessuno, neanche Gesù Cristo in croce. Ok, scusate, per segno. Ok? Nessuno. Siamo solo noi, siete divini, a progettare la nostra vita. A volte sì, la vita qualcuno ci mette di mezzo, sta rovinando la nostra vita, qualcuno si può creare. Tutti noi dobbiamo avere il nostro programma. Okay? Nessuno può implementare questo programma di vita, il nostro programma di vita. Ok? Fate in modo, come avete detto prima, nei condizionamenti. Non condizionatevi. Fate giusto, io dico, non sono giusto. Noi, io non dico la vita, lui è giusto. Lui è bello. Questa è la mano che è tutto bello. Perché io dico, sto dicendo a lui delle bugie, ma sempre delle bugie. Ma tanto, anche se lui è veramente giusto. Non lui. No, ci sentiamo, quando a me mi dicevano, faccio un esempio mio, quando mi dicevano che io ho passato un periodo della mia vita veramente pesante di condizionamenti,
forte, ma molto forte, che avevo paura che ci specchiamo nello specchio. Guardate che c'è una gente nel mio paese che mi dicevano delle cose che io ci credevo. E pensate un po', avevo tutte le malattie, tutte quelle persone che mi dicevano. E guarda, pesante. E con la mia forza di volontà sono uscito da queste cose, perché ho cominciato a incrementare qualcosa di divino in me, senza fare nessuna illusione, senza fare qualcosa che mi ha senza fare nessuna cosa di metafisica. Sì, infatti l'ho detto all'inizio, come ho detto all'inizio, a me la metafisica non mi ha fatto scoprire l'acqua calda. È un tramite che mi aiuta a trasmettere la spiritualità che ormai da 20 anni pratico con la mia pelle e trasmetto. Questa fisica mi ha arricchito, mi ha abbracciato di nuovo, ma non, come giustamente ha detto il signor Davide, come ha detto Davide, è ammirevole quello che tu sei riuscito a fare su te stesso, lavoro che sei riuscito a fare su te stesso. E questo è importante, l'ammirazione, mi ammiro di me stesso, mi ammiro quando sono uscito. È uscito la cosa. Ancora da piace molto a me imparare, io poi insegno, imparo. C'è stata una condivisione. Ora, voi mi state imparando qualcosa, insegnando qualcosa, però sei così. Perché è una condivisione, la parte spirituale, come ho detto prima, non ci sono né guru, né maestri, né guide spirituali. Chi vuole fare il maestro, chi vuole fare spirituale, è l'ego che si alza. No, io guardo, non le altro maestro, è tutto io. Uno dice sono tutto io, è già finita, è già, non sa niente. Perché sa tutto e sapere che tu sei solo un numero, questo uomo. Va bene, andiamo avanti, non mi commuovo da solo. Ecco. Bene, io questa teoria scientifica, perché si chiama scientifica? Un ragazzo, scusate, un progettatore di Lecce, lui dice che, dice, non ve lo dico anch'io perché poi nella pratica, se lo dice con un decreto con condizione, arriva. Guarigione, appunto, conferma anche di una guarigione con mio padre, per esempio, ho avuto una sorta di malattia che il dottore da mia madre non ha criticità, oppure una mia amica che anche con suo padre che gli hanno decretato se doveva morire neanche la notte, oppure cose più semplici come il lavoro o come cose più molto più leggere. Ho detto, ma più di diventare facilitato di metafisica, ho detto che sono dei fatti, che non sarei qua, ripeto, continuo a fare il maestro di Tecci, che mi va pure bene, continuo a fare il maestro di Rei, che va pure anche bene. Ma perché io adesso faccio il facilitato di metafisica? Tante cose perché mi ha abbracciato di nuovo quella chianità che mi piaceva, che amavo. E allora io lo ripeto di nuovo per chianità. E sappiate che mi sfuggiva un po' questa cosa di non condividere tanta cosa finita, però mi hanno aperto. Questa, per esempio, quando ho ucciso questa preghiera, tante volte, per esempio, anche a parte il psico, mi ha aiutato, non so se non è vabbè, preghiera scientifica, come si dice? Posso dirlo io? Non può, lo dico io. Amata presenza di Dio, io sono che io sono. In armonia con tutto il mondo, sotto la grazia ed il mondo perfetto, io decreto la cosa, grazie al Padre perché si è già compiuto. Se si dice con vigore, con cuore, perché non fa niente, le cose arrivano. Scientifico vuol dire che le cose avvengono, è una cosa provata, non è una cosa. Anche la preghiera Padre nostro, se viene detta. Padre nostro che sei nei cieli, ma no, Padre nostro che sei nei cieli, come fare se non chiedo, Padre nostro che sei nei cieli, che non finisce,
il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato tuo nome. Venga il tuo regno. Se viene detto tutto con un giusto vibrazione, come un mantra, Om Shanti, con tutte le lingue, le filosofie che conosciamo, dal buddismo, al induista, al cristianesimo, eccetera, eccetera, allora sì che la preghiera ha un senso. Se per esempio amato per la di Dio, io sono, che io sono, in armonia con tutto il mondo, fatto la grazia in un'altra parte. Così è diverso. Ma io vi invito adesso, ognuno di voi, dire la voce alta, ma poi quando dite tal cosa, non dite tal cosa, come delle ok? Ma dite qualcosa dentro di voi che vi bene, famiglia, salute, lavoro, qualsiasi cosa che vi aiuta a che compiere in modo positivo, ok? Se volete, non è obbligatorio, ma è obbligatorio, va bene. Perché è scientifica, questo dovete dirlo forte, non ditelo, ma mi raccomando, questo è il maestro, chi conosce, sono anche maestro molto pignolo su queste cose, giusto, Fabio? Giusto, sono molto pignoso su queste cose. Dicono con convinzione, piuttosto se non lo dite molto da tempo, dicono no, io sono. Non lo dite, evitate, perché come una signorina che va a fare un consulto, io sì, l'ha letto come fa fisico, però se non è venuto, io dico, come l'hai detto, manda per esempio di Dio, l'hai detto come? No. No, ma se dice un'altra cosa al bambino, io non lo dico. Bene, lo diciamo? Proviamo? Qualcosa? No, dite no. No. Ma dite il pensiero di pena. No, no. Vedi la tintura. Va bene, andiamo un po', eh? Amata benedetta di Dio, io sono in armonia con tutto il mondo, sotto il mondo perfetto, segreto. Grazie, perché sei già compiuto. E quando lo dite una volta solo, in questo modo, avviene. Non c'è bisogno, lo dite 20 volte, 40 volte, una volta sola. Può venire immediatamente, può venire, cosa viene, Sacco? Un'emozione, mi metto molto sorriso nelle mie conferenze, anche nei miei corsi, no, giusto, no, non metto mai la serietà, dico serietà, Ora, se lo dite verso fatti scherzi, se lo dite bene, tutto avviene. Ma poi ormai non c'è bisogno della metafisica, non c'è bisogno delle leggi, ormai sappiamo che ogni parola, un decreto, ha un'intensità. Sappiamo, ormai siamo tutti quasi consapevoli, che le parole, gli om, hanno un'efficacia, hanno un potere. La parola power, il potere. Quando ci condizionano con le parole negative dei regionali, delle situazioni del governo e tutto, per esempio non so più guardare il regionale, non riesco più a vederlo, non riesco neanche a vedere 10 minuti perché mi emanano queste energie negative che poi so benissimo, consapevolmente, che quello che dicono non è vero. Allora, le bugie che vogliono dire, non accetto più, perché non riesco più a dare vibrazione, non riesco più a sottare neanche una piccola notizia. Quando al telegiornale al mattino, uccisione, è un'energia negativa, non si può al mattino,
guardare il segno, no, scusate, ma non è più cammino, però è giusto dirlo. Anche lì cambiare, invece di Mattia, io, uccisione non è bello, perché è mettono delle energie negative su di noi. Al mattino vi consiglio, obbligo, e quindi ascoltare una musica rilassante, obbligo di tenere un po' coscienza di voi stessi, tanto la persona che vi sta accanto, di parlare, di mangiare bene, cose che ci aiutano, come ho detto prima, all'azione positiva. Più noi l'azione positiva iniziamo dal mattino, allora in generale iniziamo la giornata meglio. Accettatura del cuore, già una cosa che può essere utile. Invece di entro in una sintonia. Ok? Bene, anch'io, grazie. Entra in sintonia con tutto, anche buono, Fede. Va bene, è tutto. Ti vediamo su YouTube. Io devo andare. Dato che però ti devo lasciare qualcosa, però devo andare a cambiare i soldi. Ma la banca poi. Ma va bene, dici quanta io, no? Ok, poi abbiamo quasi finito, esistete ancora 5 ore, togliere potere alla programmazione negativa, perché su bassa vibrazione diciamo, completamente settembre, tolgo potere, oppure non lo voglio né per me né per nessuno, lo cancello. Dici queste cose decretando, queste cose si levano, si. Le apparenze, le energie negative, tutte le energie negative, le apparenze, le malattie, sono tutte cose che sono tutte energie alte, negative. Non so che non è facile. Io infatti ultimamente sono una persona che molto rido, scherzo, anche durante una conferenza che faccio, tengo. Sembra che non mi importa, ma è tutto che sono consapevole. E ogni volta che la vedo nella mia consapevolezza, nella mia meditazione, avviene per dirmi tutte le volte, la vedo le persone ancora tuttora, ma come si fa ancora persone tipo usano ancora negatività, oppure fanno del male agli altri? Ma come si fa ancora? San Francesco lo faceva, Buddha anche, ha avuto lui, Gesù, Siddhartha, come dire, tutti questi maestri lavoravano per il nostro benessere, ma nonostante ancora c'è ancora questo dolore, l'ego che ci appannaglia, perché sta ancora soffrendo in questo modo? E ovviamente tutto parliamo non è che sono scusate, ma ovviamente dobbiamo, si deve, dobbiamo scusare, non è una cosa, un'impostazione, però se uno vuole entrare, se vuole assistere a un percorso tipo letto, con una qualsiasi cosa, una cartologia, qualsiasi cosa che aiuta alla crescita personale, si deve impegnare, è un impegno, non c'è una via di mezzo. È la mia ultima riflessione in questo momento, sto dicendo, allora intanto questo esempio, questo non era programma delle ultime figure, ma nell'ultimo intuito ho detto di trasmettere anche questo, perché fa parte della più o meno compagnia metafisica, lì 50 euro, grazie, grazissimo, sì, oggi l'offerta libera è di arte, 50 euro, bene. Grazie.
mi ha preparato, è stata venuta, ci sentiamo. Ciao. Tutto questo, cosa ho detto il mio amico? Tutto deve essere... l'esempio del materiale, quando noi ci preoccupiamo quel materiale ci prendiamo. Allora, diciamo un po' di allora, tutto quello che ci fa del male dobbiamo togliere, dobbiamo anche eliminare tutte le malattie che pensiamo, tutte le cose che noi siamo convinti che si sanagano, devono essere eliminate, deve togliere su terra. Ah, stavo dicendo che tutto, perché non, tutto sembra facile, tutto il percorso. Non è facile, lo so, perché ci vuole tanto lavoro. E stavo dicendo, è un impegno. È un grande impegno. Possiamo assistere, anch'io dicevo mille messaggi, mille mail, persone che fanno anche scuole, partecipano anche ai corsi diretti, faccio più, no. Io a volte posso dire anche, ma non voglio salire, però i messaggi che ti arrivano, tutto quello che hai fatto, sai che anche la dimostrazione a pelle l'hai ricevuto. Perché ancora sei ancora intestabiliti nelle situazioni e sbagli negli stessi sbagli? A volte non che ti arrendi, a volte dici, ognuno fa un percorso. Come hai detto Davide, giustamente, è un impegno, è un percorso che si deve fare. Non c'è una... mi spiace dirlo, non voglio essere un cosiddetto talebano, ma non c'è... va bene, come io faccio arti marziali, quando io faccio un calcio all'arte marziale, devo impegnarmi, non posso pensare di fare un pugno così, ma devo fare oltre, devo rimanere impegnarmi, non c'è la via di mezzo nel fare il movimento. Poi nella pratica spirituale, può essere metafisica, può essere qualsiasi cosa, però parliamo di metafisica, perché sennò usciamo dei temi, deve essere cominciare a praticare. Allora sì che possiamo vedere i risultati nella nostra vita quotidiana, possiamo vedere che può essere un cambiamento. Non è vero, è una bugia che non ci si può cambiare nella vita. Abbiamo potere di cambiare. Abbiamo il potere del cambiamento, in positivo, non negativo, ma in positivo. Siete solo voi. Se volete, sono negativo, non è colpa mia, o di un'altra persona, o di causa dell'altro. Siete voi a dare, a cedere le energie, il vostro sere, se io mi sono lasciato un lance, aiuto, facciamo dire niente. È un grande piacere. Anche Marco metterà su YouTube questo. Il potere positivo, a me, io uso tanto il potere positivo, anche non ho bisogno della metafisica per tutte queste cose, perché il potere positivo lo uso da vent'anni fa, infatti sono qua e ho usato questo potere. Più voi il potere positivo usate, più il vostro persona, qualcosa cambia, vi trasformate. Vediamo queste altre cose interessanti. Questo basta, il mio sono, con 15 minuti. Io allora dico la negatività. Molto cristiano. Sì, sì, ma perché poi la metafisica abbraccia tutte le filosofie cristiane, induiste. Infatti questo poi l'ho messo io, questa, perché mi suonava bene. La nostra natura è più cristiana, cioè, scusa?
La nostra natura, che certo, ma certo, infatti me la metà anche per loro è lo stesso. Senta, ma a me, infatti me la metà che mi ha abbracciato con la coerenza di Cristiano Santi, la amavo, che poi facendo il corso di Francescani non riuscivo più a amare. Allora, la metà che mi ha abbracciato con la Cristiano Santi non ci piaceva. Ecco perché faccio anche il precisatore, perché mi disuona, infatti queste figure che mi metto le ho scelte perché mi disuonano un livello di noia. Io faccio il complicatore. Per esempio, se voi sentite così, queste sono parole molto importanti, io sono il mio rifugio, scudo e fortezza, tu non hai potere, io sono positivo, io sono la luce. Io sono la luce, fate un messo più in grande, perché voi, noi, tutti in questa stanza, ma anche fuori, siamo luce. Se la luce si abbassa perché c'è l'involuzione, ma noi siamo tendenza che è evoluzione, l'evoluzione dell'essere. Non possiamo più involvere. Come negli arti marziali c'è sempre l'evoluzione della forma. Ma non posso mai. Io quando ho iniziato a fare la prima piana facevo quel calcio, cazzo, scusate se sono più freddo, credo. Questa è l'evoluzione del movimento della gamba. Ho iniziato, evoluzione, ok? L'evoluzione non solo della gamba fisicamente, ma anche a livello spirituale, nella forma. Perché negli arti marziali, Non è solo visto come una forma di combattimento, ma è una forma di spiritualità, di io sono. Nella intimità chi siamo veramente, di cosa vogliamo e della nostra spiritualità. Da lì, infatti, quando ho iniziato a fare arti marziali, non ho pensato a fare pugno, ma ho pensato a me stesso. Allora, il pugno è arrivato dopo, prima ho pensato a me, poi è andato il pugno. Adesso nel combatte, adesso penso al combatte, prima era lavorare dentro di me, ora mi dice, nasco, tutto dentro di me, poi è da tutti che posso uscire. Ma non mi ha mai pensato di essere chiuso lì, no, io da fin da piccola, mamma, adesso mi, no, questo lì si sta, ma io fino a piccola ho affascinato gli altri marziani. Allora, bene. 10 minuti. Ecco, come la canzone di Giovanotti, dovete sempre vedere, sempre, io sono positivo, penso positivo, sento positivo, io agisco positivo. Sempre. Perché? Più voi pensate in questa maniera, col pensiero, più evolvete, ok? È una questione di calma, comunque. Sì. Va bene, io termino qua, la conferenza di metafisica, scusa la metafisica. Vi auguro di cuore, chi è la prima volta ha conosciuto la metafisica nel mio modo di presentarlo, vi è piaciuto, non vi siete annoiati. E questa conferenza sarà data per la carta libera. Prima di dare il contributo, faremo una benedizione alla carta, perché tutto è energia, anche il soldo, il materiale è energia. Chi segue, come mi ha insegnato anche Rita, tutto è importante, anche il soldo, se senza soldi non mangiamo, giusto? Non ci vestiamo. Anche quella è energia. Certamente. Ora dobbiamo benedire quello che diamo. Infatti, pigliate il vostro contributo. Mi ha visto la mano sul portato. Grazie.
poi passerò io dopo la cassettina, sono in chiesa. Poteremo la mano e il contributo, la nostra prosperità al cuore. Sì. Ma che questo poi non va bene, va? Grazie, vado, grazie. Così. Chiudiamo gli occhi. Amata presenza divina, benedico questa prosperità che sia multipla a livello spirituale e a livello materiale, che sia gradevole a noi, sia ricchezza. Grazie Padre, che è già venuto. Grazie. E infine, una pasta. Se ti posso dare un suggerimento, sì, sì. Gli altri quando lo fanno, dato che vogliamo i termini soldi, accarezzarli e dire per favore torna con tanti amici tuoi. E vedrete le sorprese ne avete dopo. Fatelo così, non diciamo più perché. Grazie. E vedete le sorprese che ci avete. Basta ripetere questo, per favore torna con te dei figli tuoi. Ma lo che vuoi? Allora, certo, come vi ho detto in precedenza, anche nel pomeriggio, queste conferenze saranno tenute almeno una volta al mese. Servono a una pratica ad aprire il nostro cuore e la spiritualità. Sono anche dei libri didattici, sono cose da fare, da studiare. Ovviamente, come abbiamo detto prima, la metafisica non è una pratica spirituale che obbliga, impone cose. Siete tutti liberi di agire. La prossima data sicuramente è il 28 di ottobre. Sì. Marco non dice niente, è 28 ottobre di domenica. Sto guardando ultimamente anche di Serena, che cosa quando aveva fatto Serena. Il domenica 21 ottobre. Ok. 21. Io 28. Cioè 28 e Serena 21 invece. Ah, okay. Vieni giù? Dove? No. Ah, ok. Perché la mia. Ok. Ah, ok, allora bene. Quando? 28? Infatti, ve lo dicevo, non aspettate che no, era per il contatto. Ora, aspetto... Sì, che era del bagno? Ok, rispetto a voi, così ci salutiamo a mani unite. E intanto grazie di essere venuti. Ci siamo persi, però uno va bene, è sufficiente. Quello che volevo dire non è fatto delle presenze, sono felice anche delle persone che non conoscevo neanche dalla pensabilità sono venute, e questo è il mio ottimo successo. Quindi grazie, sì. Vediamo la prossima volta. Ok? Qualsiasi domanda? Domande no. Io l'autografo.